Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovato in questo secondo episodio di Astroneer. Il primo episodio è stato ricevuto abbastanza bene, positivamente, sono contento e quindi andiamo a lanciarci di nuovo nella nostra partita. Sì, ovvio, ci dice che Astroneer è una versione pre-alpha, quindi non c'è un Kaiser da fare. Ed eccoci qua, allora. Allora, questo che cos'era? Un fonditore, se non ricordo male. Volevamo prendere un po' di resina ancora, magari per fare una stampante. Oh, qua nel frattempo si è tutto riempito di nuovo. Non so se è semplicemente sloggando e riloggando. Adesso però non mi ricordo dove erano le altre risorse. Resina ne trovavamo laggiù in fondo, forse. Perché mi sembra che eravamo andati tipo in questa direzione. Sì, là sotto c'è la grotta. Ah, qua c'è della resina, ok. Ok, facciamo che accontentarci per ora di questa. Tanto ne abbiamo quante? 4 unità. Da quanto vedo dallo zainetto. L'interfaccia dello zainetto è molto carina, devo dire. Però è scomoda certe volte da usare, quindi boh. Sì e no. Allora, mettiamola qua magari. Q. 1 e 1, 2. Ok. Allora abbiamo ricerca, stampante, fonditore l'abbiamo già fatto. È quello che abbiamo fatto, vero? Sì. Allora qua abbiamo bisogno di 2 di rame che però dobbiamo andare a cercare sottoterra. E ricerca abbiamo bisogno di 2 di composto, ma abbiamo un solo composto. Ce l'avevamo giù. Ah, sbaglio sempre tasto. Ce l'avevamo giù in fondo là, se non ricordo male. Vicino a dove abbiamo trovato la resina adesso. Il problema è che essendo notte finiremo di sicuro l'energia. Ah, resina. Ok, era da queste parti il composto. Ah, forse abbiamo finito. Sì, non c'è più. Perché ce lo segnala ancora? Boh. Ce n'è laggiù in fondo, ma preferirei tornare un attimo a riprendere ossigeno prima di morire. Wait, 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 wait. Ok, prendiamo un po' di ossigeno, ripigliamocelo tutto. Ok, si è in piedi. Mi sembra di averne visto in questa direzione. Poi laggiù c'è anche. Ah, eccolo qua. Laggiù c'è anche un pezzo di astronave caduta da cui potremmo trovare dei moduli di ricerca. Facciamone un po' che non fa male. Ottimo, non ho più energia. Vorrei vedere se riesco più che altro a finire quel blocchetto. Ok, torniamo a prendere ossigeno che altrimenti qua ci moriamo di brutto. E non sarebbe molto divertente. Ok. Potremmo anche mettere un paio di titere in più, eh. Allora, abbiamo detto che il composto ci serviva per la ricerca. Allora, prendiamo uno e uno, due composto e... Vai, ok, ricerca, ottimo. Ok, niente energia fino a un certo punto perché comunque... No, vabbè, questo composto teniamocelo. Lasciamo un attimo la resina là che non ci serve per ora. E il composto teniamocelo perché ci servirà... continuo a sbagliare pulsante.
Perché non passa? Ah, perché ovvio, gli altri producono energia in base al solare, ma non essendoci sole adesso non producono energia. Ci saranno poi più avanti anche come si chiamano? Le paleoliche, ma però non le abbiamo ancora scoperte, quindi. Ah, mettiamone uno qua. Ok. Ma vediamo cosa c'è qua sotto. Proviamo a scendere prima di qua. Piglia in mezzo alla parete. Vabbè, meglio per noi. Allora, mettiamone uno qua. Qua è un pochettino a precipizio. Preferirei magari non buttarmi giù, che poi magari non riesco a risalire. È vero che si può appoggiare si può modificare il terreno a volontà, però a questo punto mi sembra che è più conveniente scendere, ecco, in questo modo. Di qua, questo che cos'è? Che non mi ricordo assolutamente. Ah no, questo qua è dell'energia. Non mi ricordo come si chiama. Non è molto interessante. Idrazina, ecco. Sarebbe poi per i mezzi, ma ora come ora è praticamente inutile. E poi una volta che potremo fare i mezzi, in pratica potremo produrla in altri modi, molto più efficienti. No, 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 dove la metto? Dove? Wait, wait, allora. No, qua, ok. Allora, dell'energia, ma a me non interessa l'energia. Mettiamo un altro paletto qua. Si riesce a scendere, magari. Pian pianino, magari senza cadere. Senza cadere, ho detto. Se mi inquadri di qua con la luce, magari. Ovviamente non abbiamo più energia. Ce n'era prima o era ossigeno qua in giro? Mi sembra di aver visto. Ok, qua c'è energia. Prendiamo un po' di energia, ottimo. E scendiamo giù pian pianino qua, magari solleviamo ancora un po' il terreno. Wow, 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 wow. Ah no, era solo un problema di telecamera, credo. No. Ok. Ok, allora, un titer. Oddio, questa pianta non me la ricordo mica. Però quello là accanto dovrebbe essere del rame, se non ricordo male. Vediamo qua prima se c'è cioè se riusciamo a fare qualcosa in questa direzione. Allora, quella è velenosa, ma se si toglie l'affare da sotto, non dovrebbe fare danni. Ok. Vero? Non ci sta facendo danni, eh? Facciamo che fare un altro po' di tether, perché qua ne abbiamo già consumati un bel po'. Ma ancora, sbaglio sempre. Il premo ESC, ma non vuole che io prema ESC. Allora, mettiamo degli altri titer. Ok. Questa che cos'è? Ci avrà qualcosa sotto anche lei, probabilmente. E invece no. Quella mi sa che è di nuovo dell'idrazina, eh. Comunque
Combustibile, ma a noi non interessano i combustibili. Allora. Oh. Ok, fin qua ci arriva. Questa. Boh, spero che non sia pericolosa soltanto. Quello forse è il rame che cercavamo. Ci sono i cosi velenosi qua però. Aia. Solo non vorrei morirci. Ok, dovremmo averli seccati. Malachite, ecco, non mi ricordo mai se è quella del rame oppure no. Riuscivo a prendere un'altra di malachite. Quella è ben malachite. Sì, ok. Prendiamo magari anche questo per fare un po' di ricerca. Ok, hanno cambiato tra l'altro un po' il metodo di ricerca, ma non mi è del tutto chiaro. Nel senso che prima era del tipo che se prendevi uno diverso di ogni contenitore ottenevi tutto. Adesso invece hanno cambiato qualcosa perché non è più propriamente così. È che hai tipo una possibilità di trovare una cosa in base. Boh. In base a. È sempre un casino spostarsi con sti ambaradan qua. Ah, perché tra l'altro non puoi saltare quando hai uno di quelli. E devi sempre tenere premuto per spostarlo. Allora, ritorniamo su in superficie se riusciamo. Ok. Sì, dobbiamo farci una scalettina qua magari. Però il complesso di caverne è abbastanza grande e quindi sono soddisfatto da quello. Allora, dov'è casa nostra di là? Ok. Attaccati al teater qua che sennò. E portiamo questo alla ricerca. Vediamo di fondere la malachite e vedere se per caso è quello che ci serviva. Allora, ricerca. Vediamo cosa ci dà, se ci dà risorse o qualcosa di nuovo. Oh sì, ci sblocca qualcosa di nuovo. Il solare, dai. Navetta. Ok, che non ci serve a niente però perché non abbiamo possibilità di costruire dei veicoli ora come ora. Il fonditore, allora. Minerale di rame, ottimo, è quello che ci serviva. Ok, allora abbiamo bisogno di 2 di resina, quindi per metterla e fare il. Che cos'è che volevamo fare già? La stampante, vero? Ha bisogno di 2 di rame, sì, perché lo spazio veicolo abbiamo bisogno dell'alluminio che non abbiamo. Allora andiamo di stampante. Per cui abbiamo 2 rame giusto giusto. Allora, uno. E l'altro dovrebbe essere qua dietro. Tanto quella farla dietro che cos'è già? Mi ricordo mica. Vai. Fai la stampante e vediamo che cosa ci sblocca. Eh no, niente energia, quindi non ci fa vedere un Kaiser. Cos'è che era quello? Ah, il faro, sì, che però non serviva un cavolo di nulla. E quei 2 che sono buggati completamente uno dentro l'altro. Qua dietro che cos'è che abbiamo? Una resina e un organico, ok.
Qua abbiamo dell'idrazina che non ci serve a niente, quindi lo metterò qua. Del composto che serve, dell'energia che andiamo a mettere qua a sto punto, che tanto non ce ne facciamo niente. Prenditi questa energia e vediamo che cosa ci dà. Allora, qua può fare un... niente, abbiamo solo l'affare da un posto per costruire i veicoli. E mi sa che ci conviene tornare giù sotto. Allora, se non altro per prendere quell'altra ricerca che abbiamo abbandonato là. Che se no poi dopo ce ne dimentichiamo e restiamo fregati. Wow! Sì, tra l'altro ogni tanto si bugga il personaggio, l'animazione e continua a scivolare come se non ci fosse un domani. Allora, scendiamo giù. Ok, senza morire magari. Ok, prendiamo questo e vediamo che cosa ci dà questa ricerca. Tra l'altro il contenitore è diverso da quello che era prima. E... no, no, allora aspetta che qua mi ammazzo per cercare di stare dietro quell'affare. Ok, no, non volevo lo zaino, volevo prendere quello. Ok. È proprio un po' scomoda questa gestione, è molto carina per carità, ma scomoda. Di là avevamo guardato per caso se c'era qualcosa, forse no. O forse sì. Ok. Si esce. Oddio, tempesta, tempesta. Corri a casa prima di perderci la vita qua, che sennò... Ah, ma... È passata? Sì, mi sa di sì. Forse si è scatenata mentre eravamo sotto, non lo so. Boh, non la vediamo mai alla fine una tempesta. Ma da un certo punto di vista è meglio così, è meglio così, per carità. Allora, ricerca. Ottimo. No, 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 non ci siamo capiti. Vai là e... Ma come non hai energia? Ah, perché l'ho dato quell'altro affare là. Ok, adesso si carica perché c'è il sole. Pian pianino. Potremmo magari farlo anche, farle un paio di altri pannelli solari. Ma il discorso è che c'è... La stampante può fare un pannello solare che produce molta più energia. E quindi se lo troviamo meglio così. Questo tra... Ma non me ne frega un cazzo del trapano. Tra l'altro lo fa di qua, vero il trapano? Sì. Niente, facciamo una cosa. Abbiamo dei teeter, no? Quindi io andrei magari ad esplorare in quella direzione e vedere se troviamo roba interessante al relitto dell'astronave. Allora, dammi un altro teeter. Ok. Ok, fanno anche un po' di luce i teeter ed è una cosa molto comoda. Abbiamo bisogno di altri teeter, ovviamente. Ah, schiaccio sempre il pulsante sbagliato. Allora, vai così. Ok, c'è un'altra grotta. Ah no, non è una grotta, avevo preso il composto prima. Tra l'altro può essere utile prenderne dell'altro adesso, già che ci passiamo di qua, visto che stiamo consumando dei teeter. Niente, ne è venuto solo uno. Ok. Ok. Due. Ah no, ce n'è altro là sotto. Ok. Allora, andiamo in qua. No, un po' più dietro. Ok, allora, vediamo qua se troviamo qualcosa di interessante. C'è
C'è roba qua dentro. Allora, questo è del rame, ottimo. Allora, non è che si vede granché bene qua dentro. Sto finendo l'ossigeno. Dov'è il tit? Dove abbiamo lasciato i titer? Ok. Ok. Allora, vediamo di ripulire tutta la zona. Ok, mi sa che... Oh, la telecamera come si... Allora, alluminio, litio... No, dammi il litio, ok. E mi sa... Non si vede niente. Ah, cosa... No, cosa c'era sopra? È un posto questo. Sì, portiamocelo così almeno non dobbiamo far bricar. No, non si esce di qua forse, si usciva dall'altro lato. Ok. Vai a prendere ossigeno prima di morirci. Ok, adesso abbiamo un posto che non ce ne facciamo niente, però c'è. Vediamo se per caso qua intorno allora c'è tipo un modulo di ricerca o altre cose. Allora, qua no. Magari qui intorno. No. No, questo è solo un pannello solare rotto. Aia. Niente neanche qua intorno. Torniamo in là a prendere. Forse dove c'è quella farina là. Prendiamo un po' di ossigeno. Cos'è quella roba sospesa nel nulla? Ah, quell'affare che ho fatto cadere. No, qua non c'è niente. Qua vicino al portellone, no, mi sa che abbiamo trovato solo quelle risorse là e il posto. Eh no. No, neanche niente qua sotto, quindi mi sa che prendiamo questo posto con cui tra l'altro se non sbaglio si può anche salvare, eh? Se non ricordo male, quindi buona cosa. Mi sa che torniamo in là e concludiamo così questo episodio con questa scoperta. In realtà avrei preferito trovare della ricerca, che non queste materie e il posto. Anche perché del posto adesso non so tanto cosa fare. Pizziamolo là per ora. Vediamo se si salva anche là. No. No, no, e cosa abbiamo trovato quindi del litio, del rame che serve e dell'alluminio, anche l'alluminio ci serve. Abbiamo ancora un paio di composto e niente di più. Allora, direi che... Quindi per questo episodio può essere tutto, andiamo a salvare qua. E noi ci vediamo nel prossimo episodio, sabato prossimo. Buona settimana. A tutti, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao ancora!